Sì, noi non credevamo ai nostri occhi, non credevamo a quello che stesse succedendo nella prima parte del campionato, perché ero convinto che insieme al mio staff avessimo costruito quest'anno una squadra che ci avesse dato soddisfazioni, e invece purtroppo anche quest'anno siamo partiti con il freno a mano tirato. La fortuna è stata che non abbiamo dovuto fare grandi stravolgimenti come l'anno scorso, ci è servito cambiare il mister e mettere qualche giocatore magari più funzionale a quello che è il gioco del mister. Da quel momento in poi, come tutti ben sapete, il Termoli ha avuto un altro atteggiamento, ha affrontato un girone di ritorno tra le prime della classe, per cui oggi c'è soltanto il rammarico di non essere partiti prima con questo tipo di organico, però magari faremo meglio l'anno prossimo. 28 punti nel girone di ritorno sono una buona base per cominciare a preparare il futuro con questa rosa. 28 punti fino ad ora, vi ricordo che ci rimane il Campobasso e noi vogliamo andare a Campobasso a fare ancora bella figura, quindi diciamo che questo Termoli mi sta dando veramente grande soddisfazione, ma anche i ragazzi stanno praticamente seguendo quelle che sono le indicazioni mie e del mister, quello di voler andare a vincere su tutti i campi, perché questa è un'altra squadra, non è la squadra dell'anno scorso, è una squadra forte, l'ho sempre detto. Motivo per cui un po' c'è di rammarico per le contestazioni avute nella prima parte della stagione, quando mi veniva chiesto assolutamente di che ci fosse un direttore sportivo, però a questo punto io ho dimostrato, abbiamo dimostrato io e il mio staff che il direttore sportivo, se deve venire qua a perdere il tempo, ma soprattutto sono convinto che le cose che guarda il principal manager di una società sono ben viste e ben attenzionate, per cui oggi io sono veramente molto soddisfatto per La tutto questo. famiglia sotto i tifosi, l'immagine più bella di una giornata fantastica. Sì, infatti la mia famiglia è veramente una cosa alla quale non posso affatto fare a meno, perché mi supporta e mi sopporta in questo mio, diciamo, in questo impegno calcistico. E quindi ci prendiamo queste Un altro soddisfazioni. cavallo vincente del Termoli quest'anno sarà anche la scelta dei giovani, degli under, davvero interessantissimi quelli che sono stati messi in campo anche oggi. Beh, qui a parte Colarelli che l'ho portato io insieme al mio staff, devo dire che il mister ha fatto un buon lavoro aiutandomi a selezionare Usmar, anche Gabriele l'avevo portato io, ha fatto quello col Matese, e il mister ha scelto Iaba sapientemente, quindi è proprio questo il concetto che vorrei esprimere, è lo staff al di sopra della squadra che aiuta a scegliere i giocatori migliori, e sono convinto che la squadra che gestisce la società è la cosa più importante, poi dopo i giocatori vanno in campo e trovano i risultati. Presidente, da dicembre, come si diceva, è stata una rincorsa entusiasmante, è stato un altro Termoli, siete intervenuti decisi sul mercato, mister Carnevale era già arrivato, come diceva lei, avete puntato su giovani interessanti. Quali possono essere, anche se manca ancora una giornata, i punti fermi, se li possiamo dire, definire così già da oggi per il prossimo anno? Ma io sono dell'idea che l'organico lo confermerei in blocco, perché veramente ha fatto bene, principalmente in questa seconda parte del campionato, sebbene magari, ripeto, siamo partiti un po' con l'handicap della prima parte, ma diciamo che io mi siederò a tavolino con tutti, perché penso che bisogna ripartire da ciò che di buono è stato costruito quest'anno. Ovviamente c'è tutto l'impegno a far diventare ancora più competitiva la squadra, però adesso in questo momento voglio godermi la salvezza senza playout, e soprattutto voglio non far calare la concentrazione dei miei ragazzi, perché per noi andare a affrontare il Campobasso domenica è motivo di grande orgoglio, andiamo a affrontare coloro che hanno vinto il campionato e dobbiamo andare ad onorare quella partita. Termoli che è stato un po' il bilancino, no? In fin dei conti di questo campionato, oltre la salvezza ha delineato anche quella che è stata poi la squadra che salite lega proprio nel risultato di oggi. Certo, il Termoli non ce l'aspettavamo che arrivasse a dover giocare le ultime due partite con le prime della classe, ma noi eravamo ben fiduciosi, a noi serviva un punto per essere matematicamente salvi, ma devo dire che un po' di amaro in bocca ci rimane per come è andata almeno il primo tempo della partita, perché noi volevamo tutti assolutamente vincere la partita, tant'è vero che tra il primo e il secondo tempo siamo andati a mio figlio negli spogliatoi a dare una carica ulteriore, ma non serviva, i ragazzi erano ben motivati, quindi questo si è visto in campo.
Complimenti.